Buonasera ed eccoci qua a Friuli Economy. Nella puntata di questa sera ci occuperemo del referendum costituzionale e, nel caso dovesse vincere il sì, quali, diciamo così, conseguenze avrà per la, specialità della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Lo farò, conducendo questa puntata questa sera con, un collega, il giornalista del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, che, ringrazio e sono molto felice di avere Grazie, qui con me. Buonasera buonasera. Paolo, di avere qui con me a condurre questa trasmissione. Ovviamente abbiamo anche diversi ospiti e diversi servizi, quindi andiamo subito a presentarli. C'è qui con noi Piero Petrucco dell'azienda ICOP, associata a Confindustria Udine. Buonasera Buonasera. Petrucco. Abbiamo anche il piacere di avere qui con noi il segretario generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia, William Pezzetta. Buonasera Pezzetta. Buonasera. Buonasera. E completa il parterre dei nostri ospiti la professoressa Elena Dorlando, che insegna diritto regionale italiano ed europeo presso l'Università degli Studi di Udine. Buonasera professoressa. Buonasera. Bene, allora, come di consueto, lanciamo il servizio di Rossano Cattivello, il punto, che introduce alcune delle tematiche di questa sera e poi ovviamente ne discuteremo lungamente e diffusamente con i nostri ospiti. Il fatto che in Veneto si inviti a votare no perché la riforma privilegia le regioni speciali e in Friuli si dia lo stesso suggerimento perché la riforma le indebolisce, fa capire che c'è molta confusione anche tra gli stessi comitati. Rimanendo in casa nostra, una parte delle forze politiche è contraria alle modifiche della Costituzione perché paventa, come conseguenza diretta, l'azzeramento della nostra autonomia. In verità, ed entrando nel dettaglio del testo sottoposto a referendum, all'articolo 39,13 la norma prevede che tutti gli statuti, differenziati come il nostro, vengano ridisegnati in base a un'intesa bilaterale Stato-Regione. E sarà questa la vera battaglia in cui peserà il peso politico trasversale che il Friuli saprà esprimere. Un fronte unitario di cui è capace, come già dimostrato in occasione del terremoto e dell'università. E non bisogna temere un confronto anche aspro e muscolare con Roma, in cui tutti i politici locali, a partire dalla presidente Deborah Serracchiani, come anche le attuali opposizioni, dovranno anteporre l'interesse della comunità regionale alla propria carriera nel partito di riferimento. È possibile scardinare il paralizzato sistema politico italiano e allo stesso tempo difendere e valorizzare l'autonomia amministrativa della nostra regione? È troppo chiedere un'Italia diversa e un Friuli più forte? Partiamo subito con la docente Dorlando. Ecco, alla luce anche della questione che ha sollevato Rossano Cattivello, le chiederei se può fornirci una valutazione complessiva della riforma per quanto concerne il regionalismo italiano. Ecco. Sì, beh, intanto è opportuno fare una premessa, diciamo, di contesto. Questa riforma costituzionale rappresenta, direi, il prodotto di quelle oscillazioni fisiologiche a cui sono sottoposti un po' tutti gli ordinamenti decentrati e che hanno un senso di marcia, una direzione diversa a seconda che in determinati momenti storici prevalgano delle spinte di tipo centrifugo, come per esempio è accaduto da noi nel 2001, o invece spinte di tipo opposto, cioè centralizzatrici, come invece accade per questa riforma, soprattutto sull'onda della crisi economico-finanziaria che ha messo a nudo alcune criticità già presenti nel nostro sistema. Nel merito, questa riforma costituzionale, direi come un po' tutte le riforme costituzionali, indica per l'appunto una direzione di marcia e presenta anche molte pagine bianche. Partendo direi dalla direzione di marcia, mi pare che il verso sia chiaro, cioè una decisione di sottrarre competenze dirette alle regioni, parlo delle regioni ordinarie, in cambio del conferimento alle regioni stesse di diritti di partecipazione ai processi decisionali dello Stato centrale. E in particolare segnalo anche a quei processi decisionali con i quali si riscrivono le regole del gioco, cioè i procedimenti di revisione della Costituzione. Che diventeranno quindi, professoressa, più semplici o più complessi? Se Beh, i processi decisionali per quanto dovesse riguarda, vincere sì e quindi ci fosse la riforma. certo, per quanto riguarda i processi di revisione della Costituzione, ci troveremo sempre di fronte ad un procedimento legislativo bicamerale perfetto, quindi con un Senato rappresentativo delle autonomie che ha lo stesso peso specifico della Camera.
Da questo punto di vista, l'effetto complessivo che questa scelta avrà sul sistema regionale è quello di una uniformazione del sistema, cioè imprime una uniformità, diciamo, all'ordinamento regionale, salva l'apertura che è comunque prevista qualora alcune regioni intendano contrattare con lo Stato dei margini di differenziazione per ricevere più competenze. Qual è la pagina bianca più evidente? Direi che è quella relativa al modo in cui i nuovi senatori interpreteranno il proprio ruolo. Perché è vero sì che si rappresenteranno le istituzioni territoriali di provenienza, però è stato scelto di non introdurre il vincolo di mandato, cioè essi non saranno obbligati, come per esempio accade nell'ordinamento tedesco, a votare in maniera unitaria rispetto alle direttive impartite dai governi regionali. E da questo punto di vista direi che solo la legge che sarà approvata sull'elezione dei senatori, assieme al regolamento del nuovo Senato, ci potranno dare indicazioni sul punto, ma soprattutto io penso che dirimente sul ruolo effettivo dei nuovi senatori sarà il tipo di cultura politica di cui si faranno portatori, perché è chiaro che se non avranno la sensibilità per capire che la natura giuridica della rappresentanza di cui si fanno portatori è diversa, cioè non è più politico-partitica ma territoriale, si correrà sempre il rischio che all'interno del Senato il voto si coaguli sulla base di logiche politico-partitiche nazionali, come diceva il... Rossano Cattivello, esatto. Sì, il direttore del Friuli. Ecco. È difficile però pensare che senatori nominati, no, anche scelti comunque dai partiti, poi votino in modo difforme rispetto... Questo è un dato. Io però anche penso che rispetto all'attuale conformazione del Senato, pensiamo al caso del Friuli Venezia Giulia, per semplificare, sulla base delle stime del dato demografico noi avremo verosimilmente due senatori, cioè un consigliere senatore e un sindaco senatore, che saranno sotto la lente del corpo elettorale. Cioè adesso la maggior parte del corpo elettorale credo non sappia nemmeno che cosa hanno votato i parlamentari di questa regione. Quindi non conoscono neanche i senatori. Esatto, in momenti cruciali per le sorti della nostra autonomia. Quando si è in due, si è sotto la lente, c'è nell'opinione pubblica l'idea che comunque tu sei lì per rappresentare il territorio e non il partito, forse questo, un piccolo aiuto anche a un cambiamento nel rapporto tra elettori e eletti potrebbe portarlo. Ma professoressa, scusi, il rapporto anche tra lo Stato e la Regione sarà un rapporto veramente di tipo federale? La Regione Friuli Venezia Giulia, sì. Intende? Qui apriamo il tema che è quello delle regioni a statuto speciale che, come già accennato anche nell'introduzione, vengono collocate al di fuori dell'applicazione della riforma per quanto riguarda le novità relative al titolo quinto. Sicuramente questa scelta ha un'ispirazione di tipo federalista, perché il principio dell'intesa che la riforma prevede per la revisione degli statuti speciali è quello che innerva un po' tutti i rapporti tra i livelli di governo in cui si articolano gli ordinamenti federali, penso soprattutto a quelli di lingua tedesca di cui io mi occupo in maniera specifica. Da noi il problema qual è? Che questo principio, questa idea di un rapporto pattizio Stato-Regioni speciali ha già fatto capolino nel nostro ordinamento su diversi temi. Pensiamo alle norme di attuazione dello statuto, pensiamo al tema dei rapporti finanziari, però qual è la debolezza del nostro modello? È che finora questo metodo pattizio non ha mai trovato un riconoscimento in Costituzione. Allora andiamo, scusi se la interrompo, direttamente quindi nel tema dello statuto speciale, cioè la risposta che le chiedo anche brevemente, così facciamo poi intervenire gli altri due ospiti, è a rischio o no la nostra autonomia? Il nostro appunto statuto, il rapporto anche con lo Stato di questo tipo che abbiamo avuto fino adesso. Qualcuno dice che i rapporti con le regioni a statuto speciale, anche stamattina sui quotidiani, è come dire un rapporto privilegiato, no? Lei ritiene? Diciamo che non solo rimarrà privilegiato, perché come dicevo già fino ad adesso si sono viste le tendenze soprattutto di alcune regioni speciali a intrattenere rapporti bilaterali con lo Stato.
ma questa specialità da un certo punto di vista verrà rafforzata proprio grazie a questo principio dell'intesa che verrà posto in Costituzione. Quindi secondo lei non ci sarebbe da temere nel caso vincesse il sì, se voglio dire non ci dovrebbero essere delle variazioni, ma anzi dovrebbero esserci delle implementazioni per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia? Dunque, il problema è che il dato normativo non può mai essere l'unico dato da prendere in considerazione, come dicevo anche prima a proposito della cultura politica dei nuovi senatori. La clausola di salvaguardia di per sé da sola non basta. È chiaro che è necessario avere strumenti giuridici adeguati per tutelare e valorizzare l'autonomia e questa clausola finalmente, dico io, ce li darebbe. Il problema però anche è che bisogna avere obiettivi politici chiari e bisogna avere anche la determinazione salda per conseguire questi obiettivi. Ecco, perfetto. E queste sono cose che nessuna riforma costituzionale ci può garantire. Dare la garanzia. Ecco, io coinvolgerei adesso Petrucco. Perché gli imprenditori, Petrucco, sono generalmente per il sì al referendum? Io credo che ci siano tre motivi, diciamo, di fondo, al di là del fatto che il mondo, i mercati sembrano darci indicazioni che sono tendenzialmente favorevoli alla stabilità generale politica, quindi vedono con favore una vittoria del sì. Dal punto di vista, penso, degli imprenditori, i motivi sono la necessità di continuare in questo percorso di cambiamento di riforme strutturali di cui il nostro paese ha un enorme bisogno e che credo una pausa indotta da un'eventuale vittoria del no provocherebbe grandi ripercussioni, perché adesso quel poco che abbiamo incominciato a fare, poco tanto, rischierebbe di essere fermato. Penso a tutte quelle riforme che vanno dalla legge sulla concorrenza che non è ancora completata, tutto il problema della magistratura, della giustizia civile non. Cioè tutto un percorso riformatore che rischierebbe di essere bruscamente interrotto per ripartire non so bene quando. L'altro aspetto gli altri due aspetti sono legati alla concezione di una democrazia e di una democrazia decidente, verso la quale, a mio parere, questo tipo di riforma vorrebbe condurci, piuttosto che a una che rende come maggiore principio da salvaguardare quello della rappresentanza. Noi abbiamo estremo bisogno di questo tipo di democrazia che implica l'alternanza successiva delle parti. Solo all'interno di una logica di alternanza credo che possiamo avere dei meccanismi di autoregolamentazione che rendano efficiente e più trasparente lo Stato. Il terzo motivo è legato a tutti quei capitoli della riforma che riguardano la riforma della riforma del titolo quinto, che portano una diversa attribuzione con la sostanziale eliminazione della legislazione concorrente che ha creato enormi problemi nel nostro Paese, con ricadute pratiche anche nell'attività quotidiana di ogni giorno. Non so, penso alla normativa legata ai trasporti eccezionali che sono diversi in ogni regione. Un imprenditore che per fare un trasporto da Udine a Sicilia ha N normative regionali da affrontare, ma non solo, c'è il problema delle infrastrutture, è anche peraltro il campo di cui mi occupo. Quindi Petrucco, scusi, da un punto di vista economico, ci saranno delle ripercussioni se vincerà il sì? Io ripercussioni temo, positive? Io ritengo di sì e soprattutto penso alle ripercussioni negative, ma più come effetto di blocco di questa cosa, perché adesso al di là della volontà delle parti, io credo che sarebbe un segnale che renderebbe oggettivamente difficile ripartire in un processo riformatore, che nel nostro Paese è molto complicato in ogni caso. C'è l'assoluta consapevolezza, credo, almeno dalle persone sensate, delle debolezze o delle non completa soddisfazione di parti di questa riforma, come tutte le riforme, cioè nessuno credo che possa ritenerla la migliore possibile. Certo che è molto importante l'idea stessa di abbiamo bisogno di riforme strutturali, questo è un dato certo. Di fatto, ecco, ci dobbiamo fermare adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo di nuovo qui con Friuli Economy e ovviamente coinvolgeremo anche Pezzetta in questo dibattito.
Eccoci di nuovo in studio, buonasera, stiamo parlando del referendum di dicembre sulla riforma costituzionale. Stiamo parlando con Petrucco appunto di quali saranno le ripercussioni se vincerà il sì. Ecco, torniamo a Petrucco, imprenditore della Ecope e qui rappresenta anche Confindustria. Petrucco, le volevo chiedere, i creditori che sono intervenuti e che stanno intervenendo per quanto riguarda il debito anche con l'Italia, secondo lei continueranno dopo ad avere comunque un rapporto nei nostri confronti indipendentemente da come andrà il referendum? Credo che sia una domanda da $1 milioni per dare la risposta giusta. Comunque, in questo modo comunque si risolverebbe il debito subito. Sì, qualche milione di più ancora. Del milione. Sì. Credo che sia difficile fare una previsione precisa, anche, non so, basta vedere cosa è successo dopo la Brexit, tutte le previsioni erano di un tipo, momentaneamente la situazione sembra un po' diversa. Certo che il segnale che viene dato ai mercati è, credo, chiarissimo. Non credo che ci sia nessuna persona che ritenga che il mercato sia quello europeo, basta vedere quello che è successo nella visita del Premier Renzi e negli Stati Uniti, non auspichi una vittoria del sì, se non altro in termini di continuità. Sono anche, credo, le normali inerzie dinamiche dei mercati internazionali. Ma al di là di questo c'è il messaggio profondo, come dicevo prima, di una battuta d'arresto in un processo riformatore che è sicuramente atteso ed è basilare per risolvere il problema italiano. Però, tornando sempre su questo tema qua, se dovesse vincere il no al referendum e i creditori malauguratamente decidessero di non continuare con i prestiti, si creerebbe una situazione sicuramente di instabilità politica, no? E anche di sfiducia. Che cosa potrebbe succedere al Paese, Petrucco? Beh, credo che gli scenari sono gli scenari che avevamo paventato quando c'era stato il salto, il balzo nello spread nell'ultimo periodo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi con tutto quello che ne consegue. Certo che il mondo finanziario, le relazioni sono talmente complesse, talmente articolate, che credo sia difficile dare delle risposte certe. Sicuramente ci sarebbero delle probabili ripercussioni in termini di spread quasi immediate. Questo credo che sia la cosa realistica che si può dire. Tutti gli scenari che ne conseguirebbero dopo nel lungo periodo sono difficili. Comunque ricordiamoci sempre il debito pubblico che ha il nostro paese, che è il più alto dopo la Grecia, ed è pagato da, e quindi certo che le ripercussioni sarebbero importanti. Pezzetta, allora Petrucco ha appena nominato anche la Grecia. Quindi se vince il sì c'è una visione, come dire, un po' più rosea del futuro anche economico dell'Italia. Se vince il no, invece, par di capire, diamo anche l'immagine di quelli che non vogliono cambiare, di quelli che stanno fermi. Lei vede, nel caso in cui vincesse il no, un rischio di Italia quasi come la Grecia? Lei vede questo pericolo? No, assolutamente no. Scusate il gioco di parole. Io vedo una cosa, che il 5 dicembre comunque vada, vinca sì o vinca no, visto che i sondaggi danno un testa a testa, avremo un paese spaccato in due. Per cui se dobbiamo valutare un fenomeno di stabilità, in ogni caso il paese rimane instabile, perché comunque verrà spaccato a metà. Io ritengo, e sono convinto di votare no a questa riforma, perché la vedo molto pasticciata. Io non credo che aiuterà il rilancio di un paese. Basta anche vedere un po' come sono stati scritti diversi articoli. L'articolo 70, anziché sembrare la scrittura di una Costituzione, pare la scrittura di una norma procedurale. Tanti sono i rimandi a altre questioni. Credo che aumenterà, anzi, i rischi di contenziosi. Per cui credo che sia anche un po' propaganda, in qualche maniera, incutere la paura, il terrore, che se vince il no, in qualche paese il paese andrà in malora. Non ritengo se no questi rischi. Io credo che l'Italia ne uscirà dalla crisi se avrà una capacità di rinnovare la sua industria, se investirà in innovazione di processo di prodotto. Queste sono le sfide che il nostro paese deve in qualche maniera assumere e vincere. Altro mi sembra un po' più così, più un gioco di parole che non un reale pericolo di fatto. Ma quindi secondo lei gli investitori stranieri continueranno a prestarci soldi anche se vince il no? Ma io anche direi se che il paese non vuole cambiare. Ma io direi che finché Draghi con la sua politica economica compra i titoli di stati dei paesi deboli continueranno. Il momento in cui la BCE cambierà
politica economica forse faranno altre valutazioni. Vedo piuttosto questo pericolo che non quello del referendum del sì o del no, a essere sinceri. Ecco, ma il sindacato che lei rappresenta, Pezzetta, ci può spiegare perché per il no? Alcune cose, insomma, le accennavo anche all'inizio, no? Perché intanto è una riforma che accentra molto i poteri, io almeno vedo questi rischi. Certamente col combinato disposto con la legge, con l'Italicum, poi noi avremo veramente un Parlamento che sì può rispondere forse a efficienze, diciamo così, dal punto di vista chiaramente di efficienza come velocità, ma ovviamente non risponde a una maggioranza di paese, a una coesione sociale, per cui noi potremmo avere parlamenti che con bassissime percentuali di voti a favore, col 25-30%, un partito può governare un paese in maniera assoluta e non dovrà più rispondere a una coesione sociale di maggioranza, ma a piccoli e determinati interessi. Per cui il combinato disposto per me è pericoloso, o comunque non lo vedo positivo. Ecco. Anche se un partito finalmente poi lo potrà governare, che il problema è che ma, c'è non stato è, ma non è vero, più perché di 60 governi in 70 anni. Certo, questo ma è stato un se, grave andiamo, se andiamo a vedere, tutti i governi, tranne i due Prodi, non sono caduti all'interno di una votazione in Parlamento, ma per giochi di segreteria, e questi, delle varie segreterie dei partiti, e questi potrebbero continuare a esserci. Però sarebbero davvero suicidi in questo caso, quando è la maggioranza. Un conto è quando c'è il proporzionale che uniti puoi alleare con qualcun altro. Credo però che un Parlamento praticamente fatto di nominati, chiaramente comunque sia più ossequioso rispetto a un Premier, questo è vero, ma questo non è una garanzia di una maggior conduzione o miglior conduzione del Paese, ecco, questo assolutamente no. Pezzetta, in Italia da ormai decenni si dice di cambiare, no? Di cambiare, che bisogna cambiare passo. Adesso siamo arrivati al punto che un Premier spinge e vuole cambiare, ma secondo lei, che è per il no evidentemente, ma il cambiare per cambiare ha senso? Si poteva cambiare in meglio? Non lo so, allora io dico questo, cambiare, si cambia se si va in meglio e se c'è un'esigenza chiara per cambiare. In un sondaggio per gli italiani, diciamo così, la necessità di mettere mano alla Costituzione riguardava solo il 6% della popolazione italiana, no? Erano altri problemi su cui si doveva mettere mano e su quali io sono convinto, a iniziare dalla burocrazia propria dello Stato. Per cui io credo che erano altre diciamo così, le cose su quali si doveva intervenire per effettivamente aumentare una marcia nel nostro paese. Ecco. Vediamo adesso nel servizio che ha realizzato Giancarlo Virgilio assieme a il nostro Daniele Micheluz, che cosa ne pensa anche la gente, un servizio di Vox Populi appunto sulle opinioni delle persone e il loro orientamento al voto. Vediamo adesso, la regia dovrebbe mandare in onda il servizio che dicevamo, ecco, dovrebbe partire adesso. Referendum del 4 dicembre, referendum costituzionale, lei ha già deciso se voterà sì o no? Sì, voterò sì. Quali sono i motivi che l'hanno spinta al parere favorevole? Beh, diciamo un'idea di cambiamento in qualche modo, no? Mi fa piacere l'idea che ci sia un cambiamento, speriamo che le Camere siano più efficienti e senza la doppia lettura, insomma, l'Italia possa ripartire economicamente. Ecco, con la vittoria del sì, lei non teme un rischio per la nostra specialità di regione autonoma? Non mi sono posta questo problema sulla specialità del Friuli Venezia Giulia, pensavo più all'Italia nel suo complesso, insomma. Ecco, quali sono secondo lei i cardini principali di questa riforma? Beh, diciamo non c'è più l'elezione del Senato diretta, giusto? Ci sono i senatori che passeranno dai consigli regionali, se non sbaglio, e quindi cambierà radicalmente. Tecnicamente, per quanto riguarda la parte proprio costituzionale, non la conosco nella specifico, però insomma. Quindi si va verso uno Stato più snello e questo insomma è quello che... Sicuramente sì, cioè sicuramente la voglia insomma di cambiare, di avere qualcosa di più snello, un'approvazione di leggi più veloci che non ci mettano 2 o 3 anni per essere approvate, nella speranza insomma.
voce anche agli imprenditori, commercianti. Siamo con l'edicolante di Codroipo, vicino alla piazza di, vicino al municipio di Codroipo. Lei ha deciso se voterà sì o no al referendum del 4 dicembre? Sì, ho deciso, voterò no, perché ho più a cuore le garanzie che la Costituzione offre rispetto alla maggior governabilità che potrebbe dare sì. Penso siano più importanti le garanzie che questa Costituzione ci dà. Per sommi capi, saprebbe delineare quali sono i cambiamenti principali in caso di vittoria del sì? Ma penso, grosso modo, la riforma del Senato, l'istituzione di votazioni consultive tipo referendum o altre cose, e l'abbassamento dei costi della politica. Questo va dato atto che è una cosa che sarebbe molto importante, ma come dico, preferisco la garanzia che mi dà questa Costituzione. Non teme che ci sia un rischio per la nostra specialità di regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in caso di vittoria del sì? Certamente, anche questo è un motivo per votare no. Io voterò sì. Per quale motivo? Ma perché, siccome sono un giovane imprenditore agricolo, voglio che le cose cambino e cambia anche il sistema, insomma, in generale. Di tutte le cose, burocrazie, robe, devono essere più veloci, più snelle, in modo da non mettere più ore di lavoro nell'ambito delle carte che nel lavoro, insomma, no? Quindi bisogna avere una burocrazia veloce, quindi secondo me bisogna cambiare un po' le cose. Mi auguro che la gente capisca bene e che votino sì per cambiare la cosa. Questo referendum cambia anche il rapporto tra Stato e Regioni. Secondo lei la specialità del Friuli Venezia Giulia rischia qualcosa con la vittoria del sì oppure no? Ma io mi auguro, insomma, che con il cambiamento, dato che siamo autonomi, abbiamo non sempre da dipendere da Roma, insomma, quindi di essere un attimino più liberi di decisioni, tutto qua. Voterò no, se vuole le spiego anche i motivi, perché sono stati cambiati 47 articoli, se ben ricordo. Non so allo stato attuale quali sono gli articoli modificati, quali sono le modifiche, la giustificazione per le modifiche. Sì, quindi lei capisce come posso dire sì a un qualcosa che non conosco. Una delle motivazioni potrebbe essere anche il rischio della nostra specialità in caso di vittoria del sì? E questo è l'altro bel punto. Questo è l'altro bel punto. Perché da chi è stata voluta questa modifica? Dalla Boschi? Da Verdini? Mi sembra molto strano, scusatemi. La Costituzione a suo tempo venne formata, scritta da tutto quello che poi divenne l'arco costituzionale, quindi di destra e di sinistra, c'era De Gasperi, c'era Togliatti, c'era tanta altra gente, ma era tutto l'arco costituzionale. Qua si stanno scannando. Dato che abbiamo la fortuna di avere come ospite anche una docente di diritto, la professoressa D'Orlando, domanderei subito uno dei temi che è emerso in questo servizio fatto da Michi Luz Virgilio. Sono in gioco, se dovesse vincere il sì, anche i diritti sanciti dalla Costituzione italiana, oppure stiamo parlando di due cose completamente diverse? Perché vediamo la perplessità del giornalaio di Codroipo, appunto. Se può chiarire questo dubbio, professoressa sì, D'Orlando. Sì, lo chiarisco molto velocemente. La riforma costituzionale, qualora entrasse in vigore, non toccherebbe la parte prima della Costituzione, che è quella che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini. So che sono stati paventati altri timori in termini di squilibri nella designazione degli organi di garanzia, cioè, mi spiego, il Capo dello Stato e la Corte Costituzionale, che sono attualmente designati pro quota anche dal Parlamento in seduta comune. Anche da questo punto di vista mi pare che i timori siano infondati, perché quand'anche la legge elettorale rimanesse l'Italicum che oggi conosciamo, comunque sia, nonostante il premio di maggioranza, la maggioranza da sola non riuscirebbe comunque ad imporre, diciamo, in maniera determinante la propria volontà per quanto riguarda la designazione degli organi. Quindi, secondo lei, il rischio democrazia che viene paventato non c'è? Oggettivamente penso che siano ben altre le preoccupazioni che eventualmente possono animare l'elettorato. Ecco, ma benissimo anche che ha chiarito questo dubbio. E a livello economico, se dovesse vincere il sì, il Friuli Venezia Giulia avrà più risorse o meno?
E in che settore avremo più o meno risorse? Se lei può fare... Ma diciamo che la riforma costituzionale, qualora entrasse in vigore, non toccherebbe l'autonomia finanziaria del Friuli Venezia Giulia. Quindi quella verrebbe confermata? Verrebbe confermata, tra l'altro, con un elemento di rafforzamento, torno al discorso che facevo prima. Nel momento in cui noi costituzionalizziamo il principio per cui Stato e Regioni devono negoziare i loro rapporti su base paritaria, quindi con un metodo pattizio, questo diventa cruciale e fondamentale nella costruzione di un modello di relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, perché anche qui, qual è stata una delle criticità che sinora hanno contraddistinto il rapporto tra Stato e autonomie speciali? Che è sì previsto in alcune fonti normative, adesso semplifico, che i rapporti finanziari debbano essere concordati sulla base di accordi, che in realtà sono accordi sinora politici, poi recepiti nelle leggi finanziarie dello Stato. Però quando si è arrivati al punto, cioè quando lo Stato a un certo punto ha deciso di disattendere gli accordi presi con le speciali, imponendo anche alle speciali dei tagli lineari, la Corte Costituzionale alla fine che cosa ha detto? Visto che questo principio pattizio è stabilito da una semplice legge ordinaria e non dalla fonte costituzionale, non è un parametro che io posso far valere. E quindi torniamo al discorso di prima. Con la costituzionalizzazione del principio dell'intesa è possibile costruire un modello di relazioni finanziarie con lo Stato che sia finalmente stabile e trasparente e soprattutto che abbia un obiettivo fondamentale, che è primario interesse e dello Stato e della Regione, ed è per questo verosimile che possa essere raggiunto. E qual è questo obiettivo? La certezza e la programmabilità delle risorse di cui ciascuno può disporre. Perfetto, adesso ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, l'ultima, e poi torniamo con Friuli Economy, il referendum e la specialità del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, riprendiamo la discussione sul referendum costituzionale e con una domanda che vorrei rivolgere a Petrucco. Il referendum è stato un po' anche personalizzato, quindi il referendum che andremo a votare sarà un referendum che evidentemente abbiamo anche discusso stasera dai contenuti complessi, ma sarà un referendum secondo lei pro o contro Renzi o c'è anche dell'altro? No, c'è sicuramente dell'altro, credo che purtroppo abbia preso un po' anche questo connotato, anche per come era stato impostato all'inizio. Però penso che se ci si attiene al merito delle singole riforme, dei singoli punti, io almeno personalmente faccio fatica a trovare solidi argomenti contro. Dove non condivido ma capisco, è invece se leghiamo la posizione rispetto al referendum al concetto di democrazia. Questo, come si è anche capito bene sentendo anche Zagrobeschi, se l'idea è di una democrazia decidente, è un certo tipo di impostazione a cui la riforma secondo me dà una risposta. Se invece pensiamo che sia da privilegiare il problema della rappresentanza, che gli equilibri devono essere trovati dopo, è una posizione che non condivido, che non ritengo che possa essere adeguata a una democrazia moderna, e qui lo dico anche per esempio da imprenditore, che sia adeguata rispetto ai meccanismi e ai modelli economici che poi ne derivano. Quindi questo penso che sia il fondo. Il tipo di modello di democrazia di Stato che sottende a questa riforma. Poi ci sono sicuramente parti delle riforme, parti delle modifiche che possono essere più o meno condivise, più o meno ben scritte, anche perché secondo me in una buona parte delle critiche che sento ci si dimentica che la riforma è frutto sì di una volontà, per esempio in questo caso del governo Renzi, di modificare alcune cose, però è anche frutto delle sintesi, degli equilibri, dei compromessi che sono stati necessari per raggiungerli. Quindi quando mi sento dire sì, ma il Senato preferivo non averlo, faccio un esempio, d'accordo, può essere una buona idea, però non è stato raggiunto un equilibrio su quello. Certo che c'è un segnale chiaro, al di là di tutto non possiamo non riconoscere che il modello del bipartitismo perfetto, un unicum peraltro nelle democrazie occidentali, viene superato da questa riforma. Che poi si potesse fare meglio, in maniera più decisa, prima Pezzetti ha citato la complessità dell'articolo 71, ma sì, sicuramente ci sono queste cose, ma non dimentichiamo i fondamentali. I fondamentali è
la chiusura di un modello di bicameralismo perfetto che ingessa il Paese, la modifica per esempio nelle parti che riguardano le competenze e la competenza concorrente dello Stato, la modifica dello status quo che al di là degli aspetti magari ideologicamente perfetti hanno nel concreto costruito situazioni paradossali di governabilità in molti settori, da quello delle infrastrutture a quello delle politiche sociali, a quello delle reti infrastrutturali e tecnologiche, quindi ci sono una serie di ricadute molto molto pratiche che ne derivano, quindi io credo che dobbiamo tenere abbastanza distinti i due ambiti. Sarebbe un sì a delle riforme che sostanzialmente aiuterebbero una svolta in positivo, soprattutto su poi delle tematiche che apparentemente sono solo istituzionali, ma che invece poi avrebbero una ricaduta economica molto pratica. Sì, sono citando i settori che lei ha citato. Sono convinto che a valle ci siano una serie di ripercussioni concrete, pratiche, abbastanza immediatamente riscontrabili. Sono anche poi molto poco convinto di questa avversione al cambiamento un po' a priori. Del resto ho avuto modo di leggere alcune dichiarazioni dei costituenti dell'epoca che se le rileggiamo ci fanno un po', ci rovinano un po' questa immagine della Costituzione dei costituenti perfetti. La più impressionante per me è una che ho letto di Salvemini, che semplicemente ha detto che a parer suo l'unico articolo positivo era il 138, quello che consentiva di modificare quella che lui definisce testualmente una schifezza. Non lo dico per demonizzare la Costituzione attuale, ma solo per dire che poi ci siamo fatti un'immagine forse un po' diversa, bisogna essere molto troppo concreti. Troppo idilliaca, ecco. Anche adesso. Certo, Pezzetta, abbiamo sentito la professoressa D'Orlando che dice, in soldoni, se vince il sì, la specialità del Friuli Venezia Giulia rimarrà, anzi, potrebbe essere addirittura potenziata se anche la nostra classe dirigente sarà in grado, nell'intesa pattizia Stato-Regioni, di poter portare ancora avanti questo modello federalista. E non solo le risorse, anche se vince il sì al referendum, saranno le stesse che abbiamo finché avuto, anzi ci saranno delle possibilità in più. Lei è d'accordo o meno con questo? E se non è d'accordo, perché non è d'accordo, Pezzetta? No, io ho un'altra interpretazione, ho un'altra visuale, insomma, non nego che se vince sì, è vero, insomma, almeno leggendo la regione a statuto speciale rimangono inalterate, questo è vero. Quindi è una bella notizia per noi che siamo in Friuli. E questo al momento, al momento è una bella notizia. È chiaro che la stessa riforma prevede tutta una serie di materie che passano, insomma, che concorrenti che vengono centralizzate, diventano ovviamente dello Stato di Roma, indebolendo le regioni ordinarie. Allora io mi chiedo, no, in un contesto dove tu indebolisci tutte le regioni ordinarie, si ritiene che quelle a statuto speciale nel tempo non paghino un dazio? Io lo ritengo abbastanza complicato, anche perché è vero che ci sarà, viene costituzionalizzato ovviamente un accordo pattizio tra le parti, però è anche vero che poi mi corregga la costituzionalista, infatti, se sbaglio, una battuta a lei, questo accordo pattizio poi deve passare attraverso la votazione della Camera e del Senato. E un Senato che è composto in larghissima parte di regioni ordinarie, come fa a votare a favore di un rafforzamento di quelle speciali mentre a loro vengono tolti i poteri? Io lo vedo abbastanza complesso. Ecco, chiederei alla D'Orlando una veloce battuta su questo e poi la regia prego già preparare il servizio dell'avvocato Ius. Prego, D'Orlando. Innanzitutto il significato della clausola di salvaguardia è proprio questo, cioè di consentire alle speciali di selezionare i contenuti della riforma che siano compatibili con le ragioni d'essere della specialità e di adattare i contenuti della riforma alle specificità dei singoli contesti. Questa è la funzione fondamentale che la clausola di salvaguardia avrebbe. Per quanto riguarda poi le dinamiche politiche sono evidentemente imponderabili, però è chiaro che innanzitutto l'intesa dovrà essere raggiunta tra esecutivi, quindi tra maggioranze, per cui la vedo difficile che ci sia una levata di scudi al Senato nel momento in cui alla Camera le cose vanno bene. E poi comunque questa è una sfida complessiva che la riforma pone al sistema politico. Nel momento in cui i senatori si sentono rappresentanti delle istanze territoriali, qualora aderissero ad una logica di questo tipo, significherebbe che la riforma ha fallito, ma perché ha fallito la sfida al sistema politico.
Mi sembra chiara. Adesso pregherei di mandare in onda l'intervista all'avvocato Ius e poi dopo ci ritroviamo qui in studio. Buonasera Elena, buonasera Massimo, grazie della linea, un caro saluto a tutti coloro che ci seguono da casa e agli ospiti in studio. Questa sera nell'ambito della trasmissione vi vorrei parlare della riforma costituzionale che andremo a votare tra poche settimane e di come, se passasse, inciderà nei rapporti tra Stato e Regioni, vedendo le differenze tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto straordinario come la nostra. Bene, innanzitutto per le Regioni a statuto ordinario le novità possono essere raggruppate sostanzialmente in quattro macro gruppi. La prima grande novità è che le Regioni a statuto ordinario partecipano alla formazione del Senato con l'elezione di almeno due senatori sui 95 presenti. La seconda grande novità riguarda l'eliminazione delle materie concorrenti su cui ora Regioni e Stato possono esprimersi appunto assieme e che ha determinato un grande contenzioso in Corte Costituzionale. Il terzo punto è sostanzialmente la possibilità per lo Stato, in caso di interesse nazionale, di poter intervenire negli affari delle regioni a competenza esclusiva. E il quarto grande punto è il potenziamento del cosiddetto regionalismo differenziato previsto attualmente dall'articolo 116,3. Se questo vale per le regioni a statuto ordinario, cosa succede per le regioni a statuto speciale come la nostra? Beh, innanzitutto per il punto 1, anche per le regioni a statuto straordinario, ci sarà la possibilità di nominare almeno due senatori sui 95. Per i punti 2 e 3, ossia l'eliminazione della legislazione concorrente e la possibilità di un intervento dello Stato sulle materie esclusive, in realtà non cambia niente. Infatti è stata introdotta una norma cosiddetta di salvaguardia che almeno fino alla modifica dello Statuto delle Regioni non prevede la possibilità di un cambiamento. Inoltre è previsto che qualora vi sia il cambiamento dello Statuto ci debba essere un previo accordo con la Regione. Per quanto riguarda poi il punto numero 4, ossia il regionalismo differenziato, la riforma costituzionale prevede un aumento del numero delle materie su cui le regioni si possono esprimere in maniera differenziata rispetto alle altre e una semplificazione del procedimento per arrivare all'allargamento a queste ulteriori materie. Per le regioni a statuto speciale, prima della modifica dei loro statuti, c'è la possibilità di aderire appunto a questo regionalismo differenziato allargando le nuove materie incluse nell'articolo 116. Successivamente alla modifica dello statuto rientreranno all'interno del concetto di regionalismo differenziato e quindi si comporteranno come le altre regioni, salvo appunto quello che abbiamo detto sopra. Bene, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, Mandi. Orlando, oggi il costituzionalista Onida sui giornali parlava di disparità tra regioni. E secondo lei, se vincerà il sì, c'è un problema riguardo le regioni ordinarie, evidentemente? Cioè, se vincerà il sì, saranno più speciali, meno ordinarie? Cioè, cosa succederà? Beh, diciamo che più che Onida, a me che l'articolo che ha recentemente colpito sulla stampa è quello di Michele Ainis, dove parla anche addirittura di cinque superstati per quanto riguarda le speciali, se la riforma andasse in porto. Comunque, certo, a parte diciamo questi eccessi, la situazione delle regioni ordinarie è in sintesi questa. Complessivamente, come dicevo all'inizio, c'è una tendenza all'accentramento di alcune competenze e quindi, come conseguenza, alla uniformazione delle discipline in determinate materie. C'è però contemporaneamente una valvola di apertura per le ordinarie che lo vogliano fare, e cioè la possibilità di contrattare con lo Stato il conferimento di alcune competenze, tra l'altro in settori strategici per lo sviluppo e la competitività, che sono per esempio le politiche attive sul lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, il commercio con l'estero, il governo del territorio, e questo potrà avvenire con un trasferimento di competenze basato su un'intesa tra lo Stato e la singola regione ordinaria, sentiti gli enti locali, a condizione che la regione che lo richiede sia
in equilibrio di bilancio, equilibrio cioè tra entrate e spese. E questa secondo me è nella prospettiva di una potenziale convergenza futura tra ordinari e speciali, è una previsione molto interessante. Perché? Perché se andiamo a leggere nel loro complesso le materie su cui le ordinarie si possono, tra virgolette, specializzare, vediamo che fanno capo a quello che in sintesi possiamo definire il governo dell'economia. Governo dell'economia che, come tutti sanno, credo, è stata ab inizio una prerogativa delle sole speciali, cioè noi siamo stati titolari all'inizio di queste competenze per una serie di ragioni storiche che adesso non riporto per ragioni di tempo. Che cosa è successo con l'andare nel tempo? Che con la riforma del 2001 la situazione tra ordinari e speciali si è livellata, perché con la riforma del 2001 molte di queste materie sono state conferite anche alle ordinarie e nel frattempo, parlo in particolare del Friuli Venezia Giulia, la nostra regione non ha recuperato terreno chiedendo altre competenze che avrebbe potuto chiedere. L'unica eccezione rilevante mi sembra la norma di attuazione sulla fiscalità di sviluppo e di vantaggio che abbiamo approvato più di 2 anni fa ormai in paritetica. Ma adesso che cosa succede? Succede che dopo questo livellamento del 2001 si ha un nuovo scarto. Perché? Perché lo Stato si riprende in via generale le materie relative al governo dell'economia per le ordinarie, dando però la possibilità alle sole ordinarie che lo vogliano e che abbiano i bilanci a posto di richiederle indietro. Quindi, secondo me, per tornare alla domanda molto sinteticamente, io intravedo la possibilità che in futuro ci sia una convergenza tra ordinari e speciali proprio su questo terreno cruciale che è il governo dell'economia, però tra speciali e quelle ordinarie che vogliano prendere l'autonomia sul serio. E che sono virtuose e quindi con un concetto anche meritocratico. E tornando invece a un punto che avevamo sollevato prima, cioè che in Senato siederanno sindaci e consiglieri regionali eletti in Friuli Venezia Giulia, qualora dovesse vincere il sì. Lei, Petrucco, ritiene che questo, diciamo così, doppio incarico che potrà avere un sindaco e un consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia, cioè di fare sia da senatore che da sindaco o, nell'altro caso, senatore e consigliere regionale, li distoglierà dall'incarico che hanno in Friuli Venezia Giulia oppure no, secondo lei? Penso che la risposta sia insita in quello che è stato detto prima dalla professoressa. Se viene capito il ruolo diverso del Senato, è una cosa assolutamente all'interno dei compiti che per loro dovrebbero essere importanti e principali. Se non viene capito questo, cioè se si pensa al Senato, all'attuale Senato rimpicciolito, potrebbe nascere il problema. Il futuro Senato, la sfida, è che sia una cosa diversa, sia il luogo di rappresentanza degli enti territoriali. Quindi là un sindaco, un consigliere regionale va con dovrebbe andare con una logica, speriamo che vada, con una logica territoriale. In questo senso va esattamente a fare il suo lavoro. Esattamente come adesso per una serie di attività devono comunque andare, penso alle giunte regionali, devono confrontarsi col governo nell'ambito delle loro attività istituzionali. Anche l'esperienza nei paesi in cui il Senato è rappresentante, è la rappresentanza delle autonomie, del resto hanno situazioni simili. In Germania sono 69, sono quelli dei Land, ci sono delle diversità, però non credo che il problema sia siamo stati abbastanza a Monaco o meno. Quindi è molto legato al concetto e alla comprensione di che cosa un nuovo Senato come luogo di rappresentanza della territorialità viene interpretato e vissuto. In questo caso sarebbe tempo guadagnato e non tempo perso. Sul tema però siamo stati troppo a Monaco o troppo a Roma, già qui ce l'abbiamo. Ogni tanto esce come dire, ad altri livelli. Quindi la sua domanda volevo farla anche a Pezzetta per quanto riguarda i sindaci, no? Stavo pensando semplicemente così, come potrà fare un sindaco ad andare 2-3 volte alla settimana a Roma e nel contempo governare la sua città, soprattutto se è un sindaco di una grande città. Io non so, a meno che non faccia la giornata di 48 ore, io la vedo abbastanza complessa la questione. Se uno fa sindaco bene, credo che non abbia tempo di fare altro, ritengo, per la complessità che ha oggi, insomma, gestire una città, ma come tante altre cose. Per cui io questo lo ritengo assolutamente un fatto negativo di un Senato che secondo me, insomma, è un po' un pasticcio, no?
Io non dico che andava abolito, ma ritengo che avere un 10 modi in cui le leggi potranno essere poi in qualche maniera approvate, perché ci sono 10 modalità, insomma, da quello che ho letto, da quello che ho capito, che questo Senato qua, tra Senato e Camera, le leggi possono prendere dei percorsi diversi, è una cosa più complessa. Inoltre, se devo dire la verità, si parla che bisogna in qualche maniera accelerare l'iter di approvazione delle leggi, ma da quello che ho letto ogni 53 giorni, la media è di una legge approvata, mi pare l'iter di una legge è di 53 giorni, per cui tutto sommato abbastanza veloce. Forse il problema vero è che noi abbiamo 150.000 leggi che di fatto incastrano poi, no? L'applicazione di queste, la quantità, non forse la velocità dell'approvazione, ecco, delle leggi. Chiederei proprio su questo un'ultima battuta ad Orlando e poi chiudiamo qui la puntata di Friuli Economy. Rispetto a... Sì, rispetto all'intervento che ha fatto Pezzetta, cioè che sostanzialmente se secondo lei con questa riforma il percorso legislativo sarà più breve rispetto all'attuale media che dice a Pezzetta essere 53 giorni, e se poi il vero tema, ma questo sicuramente è condivisibile, che ci siano un po' troppe leggi, ma se forse con questa legge poi, con questo cambiamento, ci sarà la possibilità un po' anche di essere più rapidi anche nel semplificare tutta l'intelaiatura burocratica che ha questo paese, che è davvero complessa. Beh, anche qui c'è una pagina bianca che va scritta, o meglio che va riscritta, che sono i regolamenti parlamentari, che come sappiamo sono la fonte che ha una competenza esclusiva a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle Camere. Quindi la prima vera scommessa sta nel riformulare in maniera adeguata i regolamenti parlamentari. Ricordo poi anche che nelle disposizioni finali della legge di revisione è anche già prevista una ristrutturazione degli apparati burocratici di Camera e Senato funzionale all'espletamento dei nuovi procedimenti legislativi. In realtà i procedimenti legislativi non saranno così tanti. E cioè saranno anche meno di 10? Sì, direi di sì. E la media secondo lei da 53 si potrà abbassare? Questo, ripeto, dipende dai regolamenti parlamentari. Quindi dovrà essere cambiato quella parte. Sì, ecco, sulla lunghezza dell'articolo 70, che capisco possa impressionare, in realtà i comparatisti non sono così impressionati, perché se uno va a leggersi gli articoli del Grundgesetz, per esempio, che disciplinano l'attività legislativa del Bundestag e del Bundesrat, si trova davanti a un numero di articoli intanto ben superiori ai quelli della nostra Costituzione e con una complessità anche superiore, perché la Camera Alta tedesca, il Senato tedesco, chiamiamolo così, ha poteri di codecisione in moltissime materie ed è addirittura prevista una procedura di conciliazione interna alle Camere per taluni tipi di procedura, quindi lì siamo a livelli di complicazione ben superiori, diciamo decisamente superiori. Bene. Allora, io volevo ringraziare, la puntata di Friuli Economy è in chiusura, volevo ringraziare gli ospiti che abbiamo avuto, Petrucco, Pezzetta e la professoressa D'Orlando. Volevo ringraziare ovviamente il co-conduttore di questa trasmissione Mosanghini del Messaggero Veneto, che sicuramente ha dato un contributo, e ovviamente anche Rossano Cattivello, Daniele Micruzzi e Giancarlo Virgilio e l'avvocato Ius per i contributi giornalistici. Infine un grazie sentito anche ai tecnici e ai registi, Pierangelo Buttazzoni, Pietro Govoni e Carlotta Bulfoni per il contributo alla messa in onda di questa trasmissione, e anche un caro saluto a Pietro Govoni perché dalla prossima settimana andrà in quiescenza. A tutti voi una buona serata, avanti con i programmi su Telefriuli, ci sarà Community e poi anche uno speciale sempre sul referendum. Buona serata a tutti, arrivederci.